applauso se lo meritano, forte, forte, forte. Sono stati mesi faticosi, non vi dico quanto, ma mi hanno soddisfatto, perlomeno a me. Credo che abbiano soddisfatto anche voi. Anche se è vero che ogni scarrapone è bella mamma sua, però sono stati veramente bravi, sia oggi che domenica scorsa. A questo punto il mio ruolo è finito, ho già parlato troppo perché solitamente non mi faccio neanche vedere, lascio la parola a Giunio. Per la consegna dei diplomi e delle cene. Grazie, grazie. Bene, stai qua Riccardo, non te ne andare. Allora, per piacere, vorrei qua con me sul palco alcune persone che sono molto importanti per noi. Prima di tutto, lasciatemelo dire, Franco Bampi, la nostra Vuja Zemeise. Che al quale voglio dire grazie 7 volte 7, come dice la Bibbia. 25 mesi, un mese ai tuoi allievi, per piacere. Che ti dico che i sueni hanno imparato senese grazie a te. E penso per esempio a questi due garzunetti che hanno fatto un Vittorio domenica passata parlando un senese. E questa è la più bella soddisfazione che è. Ma poi vorrei anche chi con me, Gianna Serra, in rappresentanza dell'assessorata alla cultura del comune di Genova. Non l'hai mica mangiata Gianna Serra, né? Dove l'è? Ah, l'arriva. E anche il presidente provinciale della FITA, Eugenio Maischef, e il presidente regionale della FITA, Giovanni Cepollini. Grazie. Mischiatevi, grazie. Allora, questi li facciamo dare a Gianna Serra e questi li facciamo dare al presidente regionale. Ecco, quando arrivano io lo passo un po' a Gianna Serra, un po' a Bampi, come sono in ordine rigorosamente alfabetico. Barbieri Federico. Leggo io. Bazzani Piera. Bellinazzi Flavio. Campora Daniela. Carnevali Franca. Cima Stefania. Corradino Stefania. Filippone Vilma. Gallio Giovanna. Golisano Cristina. Lazzari Giuseppe. E visto che non ci facciamo mancare niente, anche Lazzarin Roberto. Luzzati Davide. Monge Patrizia. Brava. Avrei anche la placca qua dietro, eh? Hai sentito? Qualcuno te l'ha detto. Orecchia Enrica.
Parodi Maria Luisa, Caterina della Casa, conosciuta meglio. Pecorari Laura, la nostra Marietta. Putrino Sonia. Ecco un'altra ragazza giovane che ci fa ben sperare. E questo lo do a Bampi perché Razzauti Paolo è un altro giovane. Bravo. Romano Maria Luisa. Un altro ragazzo, Saitta Silvano. A noi se sbagliò. Schenone Cristian. Seggi Luciano. Simonini Claudia, altra ragazza giovane in cui affidiamo le nostre speranze. Speranza Fabiana, altra ragazza giovane. Anche gli anziani hanno diritto. Tacchi Britannico. Impara. Terrile Davide. Bene, sono felicissimo di questo. E tra l'altro abbiamo dato a tutti la tesserina della FITA. E poi pregherò poi il presidente provinciale di quello regionale di darvi anche un distintivo della FITA e un portachiavi FITA che sono lì, ma se no facciamo, li diamo dopo. Quindi vi prego di non andarvene di corsa via, finito tutto. Vorrei però lasciare proprio per due parole la nostra amica Gianna, che, il cui tutti i suoi colleghi, davvero nessuno escluso, ci hanno dato una mano per realizzare questa iniziativa, che spero gli sia piaciuta. Devo dire intanto complimenti a tutti quelli che hanno recitato. Io ho visto solo quelli di oggi, domenica scorsa non ho potuto, però sono rimasta impressionata perché in poco tempo hanno fatto proprio meraviglie, proprio bravi, complimenti, perché il tempo è stato veramente poco. Porto i saluti dell'assessore Sibilla ovviamente, che non ha potuto intervenire, e speriamo per il futuro di proseguire con queste belle esperienze, perché vedo che ci sono, a parte tanti giovani e mi fa piacere, ma anche altre persone che, come la mia amica, la mia collega Franca, mi fa piacere che abbia potuto usufruire di questa bella opportunità. Ma quando vado in pensione poi vengo anch'io a farlo, eh? Va bene? Grazie Gianna, grazie, grazie. E due parole le chiederei al presidente regionale della FITA e poi a Franco Bampi in chiusura. Grazie. Ma intanto complimenti davvero, perché sono rimasto entusiasta anch'io di questo lavoro che avete fatto in così poco tempo. Sembravate già veramente pronti per qualsiasi tournée, pronti. Quindi complimenti a tutti. E sono contento di essere qui, perché questa occasione di vedere gente nuova che si affaccia al palcoscenico ci dà questa soddisfazione di pensare che gli sforzi che facciamo e la passione che ci unisce andranno avanti, e quindi c'è un futuro per questo, sia per i giovani ma anche per quelli meno giovani, perché il teatro accomuna in tutte le età e in qualsiasi ceto sociale, per cui avanti col teatro, c'è posto per tutti anche per le prossime edizioni. Grazie. Prima di chiudere con Franco Bampi, che spero almeno lei che parla in senese, vorrei fare un ringraziamento particolare e averlo qua insieme a noi sul palco. Gianfranco Merlo, dove sei? Vieni qui, dai. Un agito durante tutto il corso, o l'avvenio già le presenze o le attivissimo, ma l'importante per due motivi, l'è
uno dei corsisti, dei primi corsi che abbiamo fatto. Ho fatto corsi come tanti altri, restò, attaccò al teatro, una fa due volte più a giù. Grazie Gian, grazie, ho lavorato gratis. Ecco, sapevo. Quando... sì, sì, ma è quello il bello del teatro. La passione che ci spinge è qualcosa che va veramente un po' ogni cingla che è palanche. Bene, mi devo dire che sono contento perché mio padre vede sempre più gente che le interessa a recitare in senese, ma a parlare in senese, perché c'è anche corsi di conversazione che quest'anno qui sono stati fatti alla Berio e l'ha fatto Giorgio Doni e alla Biblioteca Brocchi, Sandro Capurro, dove la gente le va volentieri, cioè che sempre più desiderio. Non parlo di chi, perché di chi siamo una trentena che siamo chi in su palco, anche di chi, quindi vuol dire che questa passione, e mi penso che se la passione alle cosci e sa sceppa passione usenese, usenese da chi un po' parliamo, non solo a teatro dove è importante parlare, ma anche per le strade, per la città, quando ci incontriamo, a tornare usenese davvero, l'ente una condizione e poi tornare a essere quella lingua parlata da tutti per parlarsi tra degli altri. E queste cose qui, partia. Beh, abbiamo fatto un esperimento la prima volta che le partì, ormai un po' di anni fa, e devo dire che è sempre ci passò. E beh, cosa posso dire? Non si può fare altro che essere contenti e ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questi corsi con tanta passione. Grazie a tutti. Grazie. Lasciatemi concludere con un grazie di cuore veramente a tutto il pubblico. Perché ricordate che gli altri sul palco vivemmo solo grazie agli altri che sei dall'altra parte. Quindi non la scena, continuare a seguire il teatro e fai come fermo tutti gli altri, come continuare a vedere commedie, tutte commedie delle compagnie. Poi magari che fermo anche Pruge, quella mi piace di più, quella di meno, ma non è a teatro. Il teatro vive solo grazie a voi altri. E il vostro applauso, come diceva giustamente Riccardo Canepa nell'introduzione, è la nostra vera e unica paga. Grazie Riccardo Canepa, grazie a tutti voi e al prossimo anno. Un abbraccio di cuore. Grazie. E da parte di tutti noi un grazie a te Giugno, a Riccardo, al professor Bampi per tutto quello che ci avete trasmesso, per la professionalità e soprattutto perché ci avete sopportato. Grazie, buona serata a tutti, ci vediamo l'anno prossimo su questo palco. Grazie.